Io la faccia ce la metto sempre, quando vinciamo e quando perdiamo. Quando vinciamo perché è bello festeggiare. Quando perdiamo perché è lì che si vede chi è tifoso, è lì che si vede realmente cosa vuol dire tifare una squadra ed è lì che ti senti ancora più romanista. Perché ieri siamo usciti, ma per quanto mi riguarda sono orgoglioso. Sono orgoglioso e potete scrivere quello che mi pare. Non mi fa né caldo né freddo, anzi mi diverto pure a leggere tutti i commenti che sicuramente scriverete perché già negli shorts che avevo fatto in precedenza già state marcando il fatto che siamo usciti, come è giusto che sia. Perché tanto quello che lo hanno preso dove non batte il sole siete voi in tutto questo. Ok, siete felici, bella per voi, non me ne frega niente. È stato bello buttarvi fuori ai milanisti, i laziali. Capisco realmente di essere Roma quando le vostre migliori vittorie sono le nostre sconfitte. È lì che capisci realmente che rappresenti una città, che rappresenti un popolo intero e che sei quello superiore. Perché io onestamente non godo, o meglio, sì, posso avere una piccola soddisfazione lì per lì, che magari la Lazio esce dalla Coppa Italia, ma io non ho fatto shorts, non ho fatto video, non ho fatto post quando la Lazio uscita in Coppa Italia, perché io me ne sbatto. Me ne sbatto, ve lo dico in modo papale, me ne sbatto delle vostre vittorie, delle vostre sconfitte, perché io sono io, so di essere superiore e chi soffre di complessi di inferiorità deve marcare il fatto di un fallimento, fallimento chiamiamolo così perché abbiamo fatto l'ennesimo cammino vittorioso in Europa, deve marcare il fallimento altrui. Quindi quelli che l'hanno preso al sedere siete sempre voi qui, in tutto ciò. Anche perché non siamo usciti contro il cani cattivi, siamo usciti contro la squadra più in forma d'Europa. E non lo dico io, non lo dice Leon Kickoff, lo dicono i numeri, perché ieri il Bayer Leverkusen, con una dose di buco del culo, raggiunge il 49esimo risultato consecutivo senza perdere, battendo il record del Benfica. Bravi, per carità, però io gli auguro di perdere. Gli auguro di perdere finale di Europa League, di FB Pokal. Sono riusciti, pensate un po', di andarmi. Permettetemi il termine, più sulle palle loro rispetto al Siviglia. E ce ne vuole, perché ce ne vuole. L'eliminazione è indubbiamente molto meno dolorosa di quella col Siviglia, che era una finale, e quella di ieri è tipo un decimo di quella col Siviglia, non è niente. Però come l'hanno festeggiata, come hanno contornato la partita, come si sono espressi i giocatori, manco col Siviglia. Manco col Siviglia. A me Frimpong, che se non fosse un calciatore venderebbe i calzini al mercato, è un giocatore che probabilmente se io fossi là in campo mi verrebbe di dargli un calcio dritto in bocca perché è veramente insopportabile. Io penso che Mancini c'aveva una fame di saltargli addosso e staccargli la faccia incredibile. Cioè io l'ho visto, penso veramente che Mancini gli partisse e lo menasse proprio a sangue perché veramente di un'irritazione che mi veniva quasi da tirare il telecomando dritto alla TV. Veramente una cosa incredibile. I tifosi del Bayer Leverkusen, vabbè. E come hanno festeggiato la gara? Con Bella Ciao. Bella Ciao. Hanno messo Bella Ciao a fine partita. Io penso che devi essere proprio un fallito per mettere Bella Ciao e beffeggiare gli avversari che hanno perso. Ma la cosa curiosa che ho detto anche nello shorts è che non hai giocato contro una squadra vincente, hai giocato contro il Bayer Leverkusen. Il Bayer Leverkusen è una squadra che nella sua storia vanta di un palmarès di merda, ok? Un palmarès formato, per modo di dire, formato perché non è formato da una minchia, formato da un campionato tedesco, una Coppa di Germania e un'Europa League, tre trofei. Ora, io l'ho detto, la Roma non è che è il Real Madrid, non è il Barcellona, non è il Bayern Monaco, non è il Liverpool, va bene. Però non siamo manco gli ultimi arrivati, nel senso qualcosina ci abbiamo sempre avuto, le partecipazioni, abbiamo partecipato tante volte in Champions, siamo arrivati anche in finale di Champions, abbiamo
16 trofei. Loro sono degli eterni perdenti, perché loro veramente in Germania sono conosciuti per quelli che non hanno mai compiuto il salto necessario per vincere. E tu vieni da noi, canti bella ciao nel tuo stadio, fai gol e ti metti a saltare come... Che era? La sagra della birra quella, che si mettono a saltare tutti insieme. Che erano? Cosa erano? Mancavano solo le fisarmoniche e si mettevano a fare i balli irlandesi i calciatori. Da picchiare 1-1, veramente erano proprio irritanti, irritantissimi. Ping pong che esulta davanti alla panchina nostra. Mi fa rodere un po' questo, però io ripeto, sono fiero e scrivete quello che vi pare, a me non me ne frega niente. Tanto voi di certo non c'è stato il finale, non è che la Roma esce e voi rientrate. Non lo fanno lo scambio, eh? Cioè va il Leverkusen in finale. E poi siete pure strani, non ragionate, siete dei non pensanti, perché per esempio un milanista che gode. Ok, mettiamo questa cosa qui, no? Non devi godere se la Roma esce, perché se la Roma esce vuol dire che tu sei uscito contro una squadra che manco ha vinto la competizione. Quindi, coglionato per due volte, non per una volta, coglionato doppiamente, ok? Non ha senso. Non dico che devi tifare la Roma, perché ci mancherebbe altro, non è che tifi la Roma. Tutto questo finto perbonismo non è necessario, perché non è che io... Sì, io tifo alcune squadre italiane, ma non è che ogni squadra italiana sto lì, dai, forza, forza, non è così. Però manco che godi dell'eliminazione, secondo me. Perché in primis in finale non ci andate voi. Secondo, il Bayer Leverkusen non vi paga, per gufa a noi. Terzo, siete stati eliminati da noi. Quindi dovreste tifare perlomeno vedere una Roma che provi a vincere la competizione. Perché se la Roma vinceva l'Europa League, tu potevi dire almeno che sei stato eliminato dalla vincente dell'Europa League, non che sei stato eliminato da una squadra che è arrivata in semifinale. Coglioni doppiamente per le persone che ho detto che gufano, che se sono state eliminate da noi. I razziali ovviamente non ci voglio manco spendere troppo tempo, perché va bene così. Non... come ho detto prima, capisci di essere Roma, capisci di rappresentare un popolo, capisci di essere superiore quando, e non è la prima volta, è la quotidianità, quando loro godono delle nostre sconfitte. Perché, porco due, no? Ma se uno accende una radio della Lazio, ma di che parlano? Ma di che parlano? Delle probabili formazioni della prossima sfida del campionato per decidere se andranno in Conference o in Europa League? Ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Non lottano mai per niente! Non lottano mai per niente! Hanno finito il campionato ad aprile, già stanno a programmare la prossima stagione da 2 mesi. Parlate pure, ma vale più manco parlo, perché veramente se no rischio che sto video viene segnalato più e più volte. Veramente, guarda, siete una cosa scandalosa. Però fate pena, non fate rabbia, fate pena, perché nella tristezza di essere stati fuori, quando sento sti soggetti mi viene da ridere. Rido il doppio, perché? Perché quelli che simpatizzano una squadra, io sono, che ne so, del Milan, ma simpatizzo la Roma. Chi viene simpatizzato è un soggetto. Perché? Perché le squadre che vengono simpatizzate non sono prese in considerazione per un traguardo, non sono prese in considerazione per essere grandi squadre. Sono semplicemente delle squadrette che per un motivo o per l'altro vengono simpatizzate da altre tifoserie. Ma io non voglio essere quel ruolo lì. Quindi fate bene a godere, perché quando gli altri godono del tuo fallimento, e questo vale in ogni caso, non solo nel calcio, vuol dire che tu stai facendo qualcosa di grande, vuol dire che stai costruendo qualcosa di grande, vuol dire che la Roma è arrivata per la quarta volta consecutiva in semifinale, record della storia del calcio, ok? Quindi attenzione, continuate, perché è anche meglio, ci fate capire quello che realmente stiamo facendo, cioè lottiamo per la Champions. E abbiamo fatto una gran partita che ci poteva portare a disputare l'ennesima finale, ok? Parliamo al volo della partita. La partita è stata organizzata come volevo io. Come volevo io. È stata una partita organizzata che tu dovevi andare a prendere il risultato. Un modulo abbiamo messo la linea 3. All'inizio era tutto basato sulla catena di sinistra con Spinazzola e Angeligno, che si interscambiavano, andavano a sviluppare per saltare l'uomo e per crossare. Succede che al 20° minuto Spinazzola si rompe.
Spinazzola si rompe come al solito, entra Zaleski. Io ora qua mi fermo e io voglio letteralmente arrabbiarmi con Zaleski. Ieri mi sono sentito rappresentato dalla Roma, ma Zaleski non lo voglio più vedere. Zaleski non lo voglio più vedere, è insopportabile, è inguardabile, è un miracolato, è un miracolato, non puoi giocare nella Roma, non puoi giocare nella Roma. Puoi giocare in una squadra che lotta per salvarsi in Serie A. Puoi giocare in una squadra che lotta per vincere la Serie B, per andare in Serie A. Non puoi giocare nella Roma. Non puoi giocare una semifinale europea. Non puoi giocarti una rimonta in campo di una squadra che non perde da 48 partite. Entri mollo. Entri e ti fai saltare ogni singola volta da Frimpong. Da Frimpong che, guarda, fossi stato in campo, gli sarei entrato sul crociato, l'avrei fatto scoppiare. L'avrei fatto scoppiare con una morbidezza. Lo marcavi con una morbidezza. Zaleski lo marcava con una morbidezza. Saltava sempre l'uomo. Frimpong saltava sempre l'uomo. E gli è bastato che davanti gli stava il Shaarawy. Perché poi De Rossi, che non è stupido, a fine primo tempo li ha scambiati di posizione. E Frimpong non ha più sdrucciato un pallone, perché Frimpong ha avuto la fortuna che madre natura gli ha donato la velocità e la tecnica. Altrimenti è un giocatore stupido, non solo una persona stupida perché si vede veramente che è un soggetto, ma è proprio un giocatore che sbaglia i movimenti, è disattento. A volte ieri sbagliava lo stop, il passaggio. È solo fortunato perché madre natura, come a tutti quelli che stanno in Serie A, gli ha donato un talento specifico. Cioè, che ne so, lui corre che sembra che c'ha il motorino, ed è tecnico, ma per il resto non è un giocatore che si può inventare più di tanto, perché quello è velocità e tecnica. Lo devi saper misurare, lo devi saper prendere con le giuste misure a Frimpong. E Zaleski non l'ha preso mai. Prendi un giallo 5 minuti dopo che entri. Ma per prendere un giallo 5 minuti dopo che entri? Ma Dio, ma tu devi stare attento. Cioè, tu lo plachi a Frimpong, lo abbracci, prendi giallo, giusto? Perlomeno fagli male. Cioè, perlomeno fai un intervento da dietro in scivolata, prendi giallo, perché ovviamente non gli entri cattivo, ma gli fai male. Gli devi fare male. Se vuoi prendere il giallo a Frimpong, per Frimpong gli devi fare male. Gli devi fare molto male, ok? Con furbizia, perché sennò ti espellono. Di certo non lo devi placcare. Primo, Zaleski. Smalling, basta. Basta, questi giocatori qui, basta. Mi ha stancato. Smalling è entrato, ha ostacolato Svilar, poi ha fatto un retropassaggio che sembrava a calcio 2.0. Non lo voglio più vedere, manco a lui, perché quando ci sta è in forma, è forte, è predominante, è strapotente, è tutto quello che volete. Ma mi sono stancato di questi giocatori occasionali che sfruttano veramente l'ambiente per fare una carriera. Smalling non è uno che ci tiene, perché non entri così se ieri ci tieni. Non entri così se sei attaccato a una maglia, a una tifoseria, a un allenatore. Non entri così. Cioè, se Svilar ti chiama palla, cioè lo insegnano nelle scuole calcio che quando il portiere chiama la palla, tu non è che non la devi prendere, ti devi smaterializzare. Ti devi smaterializzare, te ne devi sparire dalla faccia della terra. Quando Svilar chiama la palla, non devi saltare, non devi mettere il gomito, perché non è un avversario, è il tuo portiere, ok? Svilar l'avrebbe presa, come prende ogni palla aerea, ma la palla, ovviamente, va sullo zigomo di Mancini, che non ha colpe, non ha colpe. Fate tutti i meme che volete. Avete preso una bandiera in faccia col topo, vi rode ancora? C'avete il culo rosso ancora per quello? Pazienza. E Milanese va purgato andata e ritorno. Pazienza. Pazienza. Ormai è successo. È un autogol. È un autogol sfortunato. La palla gli è andata qui ed è rimbalzata in porta. Abbiamo sfiorato l'impresa. Va bene lo stesso. Voi stavate a casa dal divano, col telecomando in mano, schienale abbassato. Noi stavamo giocando una semifinale. Una semifinale importantissima. Abram è un altro che io non voglio più vedere con la maglia della Roma. Guarda, mi ha già stancato. Mi ha già stancato. Ha fatto 4 partite, si è mangiato 5 gol. Con Leverkusen all'andata, se faceva quel gol, la Roma in questo momento era a Dublino. Cioè, già c'aveva proprio l'aereo a Dublino, manco se ne andava a giocare contro l'Atalanta. Perché se Abraham mi segna, finisce 2-1 la partita dall'andata, io questa di oggi non la perdo mai, non la pareggio mai la partita, la vinco. Perché stavo 2-0, ma mi hanno fatto il gol perché io volevo fare il 3-0. Perché, vabbè, è stata una situazione sfortunata e tutto quanto. Ma se Abraham all'andata fa gol, la Roma in questo momento è a Dublino. Se Kassel poi non fa il retropassaggio, la Roma in questo momento è in Irlanda. Va bene così.
Abraham, Zaleski e Smalling, andatevene via. Vi raggiungerà anche Kastrup, vi raggiungerà anche Christensen, vi raggiungerà Renato Sanchez, che quest'anno si è fatto una bella gita turistica, un bel viaggio istituzionale che organizzano le migliori scuole d'Italia per andarti a far studiare la cultura degli altri paesi. Renato Sanchez, che è un buon portoghese con ottimo gusto, si è fatto un bell'anno sabbatico a Roma, ha studiato comunque la storia, la cultura romana, italiana, quindi potrà tornare in Portogallo, in Francia, ovunque giocherà lontano da Roma, con un bagaglio culturale in più. Abbiamo vinto comunque, ragazzi, abbiamo vinto comunque. Quando gli altri godono di te, hai vinto comunque. Va bene lo stesso, andiamo a Bergamo, ci prendiamo la Champions, dobbiamo vincere. E poi vediamo se nel post partita di Atalanta a Roma state qui sotto a scrivere Dupere, andate a casa, non andate a Dublino. Va bene, vediamo, vediamo, vediamo. Intanto noi il prossimo anno probabilmente ci giochiamo la Champions. Voi invece ve la giocate? E se ve la giocate quest'anno in Europa, dove stavate? Dove stavate? Dai, vi lascio così. Iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciate like e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video.